Pace e bene a tutti. Oggi, 10 novembre, ricordiamo San Leone Magno. Ascoltiamo. Di origine toscana, Leone diventa diacono della Chiesa di Roma intorno all'anno 430. Alla morte di Papa Sisto III, nel 440, viene eletto Papa. Il suo pontificato, che dura oltre 21 anni, è tra i più importanti nella storia della Chiesa. Papa Leone vive in un'epoca di transizione, a cavallo tra la caduta dell'Impero Romano e le invasioni barbariche. Combatte le invasioni cercando la pace, riuscendo a contenere l'invasione dell'Italia ad opera di Attila, capo degli Unni. Questo gesto rimane un segno memorabile dell'azione pacifica svolta dal pontefice. Stupisce inoltre il suo gesto coraggioso quando nel 455 andò incontro ai Vandali che volevano invadere la città di Roma. Purtroppo non riuscì ad impedire il saccheggio della città, ma evitò l'incendio e la devastazione delle basiliche di San Pietro, San Paolo e di San Giovanni, dove parte della popolazione andò a rifugiarsi. Scrisse numerose lettere e molteplici sermoni. In questi testi si può scorgere la sua grandiosa personalità di teologo e di pastore, autentico erede dell'Apostolo Pietro. Attraverso la sua azione pastorale e la sua predicazione, Papa Leone si avvicinò al popolo e ai fedeli. Importanti i suoi insegnamenti sulla liturgia, che celebrando realtà invisibili che sono presenti nella vita di ognuno di noi, non sono un ricordo di avvenimenti passati. Fu molto duro contro le eresie del suo tempo. Combatté i manichei, ma soprattutto smascherò l'eresia di Eutiche, il quale, adulterando il mistero dell'incarnazione del Verbo, scuoteva i fondamenti del cristianesimo. E nel concilio che convocò a Calcedonia, dove per suo ordine si erano radunati ben 630 vescovi, l'eresia di Eutiche e, nuovamente, quella di Nestorio furono confutate e condannate, con l'esposizione della lettera che Papa Leone aveva inviato a San Flaviano, capolavoro e monumento dell'antichità cristiana sul dogma dell'incarnazione. Scrive a questo proposito Papa Leone: «Dalla madre il Signore ha assunto la natura, non la colpa, e nel Signore nostro Gesù Cristo, generato dal seno della Vergine, la nascita ammirabile non rende la natura dissimile dalla nostra. La stessa identica persona, infatti, è vero figlio di Dio e vero figlio dell'uomo. La nascita della carne manifesta l'umana natura. Il parto di una vergine è segno della divina potenza. L'infanzia del bambino è attestata dall'umile culla. La grandezza dell'Altissimo è proclamata dalle voci degli angeli». In forza di questa fede, Papa Leone fu grande esempio di pace e di amore. Così si è fatto strumento verso la via alla quale tutti noi siamo chiamati, diventare santi nell'amore verso il prossimo. San Leone è detto Magno appunto per la grandezza della sua santità e del suo insegnamento. Oggi voglio riproporre proprio uno dei tantissimi insegnamenti che lui ci ha lasciato, proprio una briciola, ma molto importante per farvi anche pensare a quante cose belle ci abbia potuto dire. Ci dice lui: «Chi nutre Cristo nel povero colloca il proprio denaro in cielo». È molto bello questo modo di dire, questa immagine. Il povero come una banca, come una cassaforte, e noi attraverso il cibo che gli doniamo è come se facessimo un versamento in questo conto bancario che poi potremmo riscuotere nel Regno dei Cieli. Una realtà molto bella, quella della carità, che però non so se sia molto praticata nel nostro quotidiano. Allora immaginiamo proprio noi stessi nell'atto di nutrire i poveri. Iniziamo a cercare le giuste occasioni, non stiamo fermi in casa, non deleghiamo troppo alle associazioni oppure anche alla nostra parrocchia, impegniamoci in prima persona e forse proprio oggi possiamo trovare un povero al quale dare nutrimento e sostegno facendo un bellissimo versamento su questo conto corrente che abbiamo nel Regno dei Cieli. San Leone Magno, prega per noi.